Benvenuti all'installazione dell'LZR Widescan, il sensore intelligente per porte industriali. Prima di iniziare l'installazione, leggere sempre attentamente il manuale d'uso. L'ideale è posizionare il sensore al centro o nell'angolo sinistro della porta. L'installazione a destra è sconsigliata. Montare il sensore il più in alto possibile. La dimensione massima del campo di rilevamento dipende dall'altezza di montaggio. Collegare il cavo. Collegare il sensore al controller della porta seguendo lo schema di cablaggio. Prima di iniziare l'installazione, scaricare l'applicazione LZR Widescan. Aprire l'app per registrarsi. Compilare i dati per ricevere il codice univoco di accesso all'app tramite SMS o posta elettronica. Fase 1. Collegamento al sensore. Attivare il Bluetooth sul telefono e assicurarsi che il Bluetooth del sensore sia ancora attivato o riattivarlo seguendo una delle seguenti azioni. Collegarsi al sensore che si desidera installare. Il LED blu lampeggia rapidamente durante il processo di connessione. Una volta che l'app è stata collegata con successo al sensore, è possibile assegnargli un nome per riferimento futuro. Se è la prima volta che si collega il sensore al telefono, è necessario inserire una password per la connessione. Fase 2. Allineamento e inclinazione. Innanzitutto, verificare che il sensore sia parallelo alla porta. Attivare i punti rossi per visualizzare l'allineamento. Se i punti rossi non sono paralleli alla porta, regolare la posizione del sensore ruotando le viti laterali. In secondo luogo, regolare la distanza tra i punti rossi e la porta. È possibile regolare l'angolo di inclinazione del sensore ruotando la vite superiore. Fase 3. Il lato del sensore. Indicare su quale lato è montato il sensore. Se è montato al centro della porta, passare al punto 4. Se è montato a sinistra o a destra, regolare la posizione del sensore come segue. Premere il pulsante OK sotto lo schermo LCD per più di 3 secondi per accedere al Center Tool. Premere ancora una volta per iniziare. Regolare la posizione laterale del sensore finché la freccia non si posiziona nella staffa e premere OK per confermare. Chiudere il sensore. E bloccare la posizione. Fase 4. Apprendimento. Avviare un processo di apprendimento per conoscere l'ambiente e la posizione del sensore. Prima di procedere, cancellare la zona evidenziata. Durante l'apprendimento, il LED sinistro del sensore lampeggia in verde e rosso. Attendere che l'apprendimento sia completato con successo. Fase 5. Campi di rilevamento. Cliccare su Impostazioni per verificare e configurare i campi di rilevamento. Iniziare con il campo di movimento. È possibile regolare la larghezza, l'inizio e l'arresto del campo facendo scorrere il cursore. Il campo di presenza e quello di sicurezza possono essere configurati allo stesso modo. Fase 6. Cordini virtuali. Per un'apertura mirata, aggiungere fino a 3 cordini virtuali all'interno del campo di rilevamento massimo. Nella schermata iniziale, cliccare su Cordini virtuali, selezionare un dei 3 e posizionarsi nel luogo in cui si desidera crearlo. Avviare quindi l'apprendimento del cordino virtuale. Non spostarsi finché non è stato completato con successo. Per verificarlo, tornate nell'area del cordino. Se il LED verde sul sensore lampeggia rapidamente, il cordino virtuale è attivo. Buono a sapersi, visualizzatore. Nella schermata del visualizzatore è possibile controllare la posizione e le dimensioni dei campi di rilevamento e dei cordini virtuali. Attivando il pulsante di visualizzazione degli oggetti, è possibile vedere anche la posizione degli oggetti rilevati. Fase 7. Configurazione delle uscite. È possibile verificare o configurare le impostazioni dell'uscita 1, dell'uscita 2 e del relè. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione di fabbrica si adatta alla configurazione del controllore della porta. Buono a sapersi, preferiti. Per utilizzare nuovamente la stessa configurazione del sensore o condividerla con i colleghi, è possibile salvare le impostazioni del sensore nei preferiti. Cliccare sui 3 punti nell'angolo destro e selezionare preferiti.
salvare la configurazione corrente e assegnarle un nome per facilitare i riferimenti futuri. Ora è possibile caricarla nel prossimo widescan installato o condividerla via email. È anche possibile importare e caricare le configurazioni che sono state condivise con voi. L'installazione dell'LZR Widescan è terminata. Grazie per aver seguito questo tutorial e iscrivetevi al nostro canale per ricevere altri suggerimenti e trucchi.